completo l'ingresso in campo, la cornice è fantastica, lo stadio diviso in due, sono confermate le formazioni annunciate alla vigilia, tra poco le vedremo secondo lo schieramento tattico, grande spettacolo, prepartita e atmosfera davvero indimenticabile. Intanto arrivano le squadre in campo e c'è grandissimo entusiasmo anche nella nostra squadra di Prime Video che a Portocampo prevede questa sera Alessia Tarquinio, Nando Siani. Pronto a intervenire Giampaolo Calvarese e poi vi ricordo subito dopo Highlight Show con Marco Cattaneo, con Marchisio, Giulio Cesare, insomma tutta la squadra Prime. Allora, difesa a 4. Il centrocampo compatto mantiene la squadra corta ma assicura anche una certa capacità di rilanciare il gioco. I due uomini ai lati del centrocampista centrale dovranno essere bravi a inserirsi nelle sponde della punta o nello spazio creato dal taglio degli attaccanti esterni. In questo modo la difesa avversaria avrà meno punti di riferimento. Tutto pronto per cominciare? Nakata, Kuzmanovic, gestisce bene. Ruba il tempo. L'arbitro ha visto un fallo. Intercettato il pallone. Gioco fermo, ingenuità qui. Chipperfield. Ancora lui all'impostazione. Pinola protegge. Forse c'era fallo, sì, è così. Lanci in profondità. Arriva con un treno. Tocco per lui. Spara via. Con grande veemenza qui per recuperare un pallone. Cercava l'imbucata. Intercettato il pallone. Gli affida il pallone. Si accetta improvvisamente, c'è l'anticipo però. Ancora lui. Chipperfield. La partita sta andando un po' alla deriva, non si crea gioco, zero conclusioni. Si fatica a carburare da una parte e dall'altra. Kuzmanovic. Fa buona guardia. Ecco la possibilità di una ripartenza. Lavora bene. Coppa di tasca a schiacciare. Rete! Rete!
benissimo tutto. È una direzione che rende veramente beffarda la traiettoria, ad effetto, a fil di palo. Gran bel gol, si è tuffato di testa, ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Allora 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Attenzione, contropiede. Doppio dribbling. Conta a metterla in mezzo, attenzione. Nel vuoto però. Dialogano bene i due. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Alimenta l'azione anche lui. Ci arriva, era un tiro velenoso. Eccezionale, perché la distanza era veramente ravvicinata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. Spazza via. Ripeto, in vantaggio 1-0. Sentiamo Antonio Bartolomucci. Beh, ha avuto una reazione istantanea sul gol, ha detto è uno, poi si è rivolto al pubblico e ha chiesto l'incitamento e si è rivolto alla squadra e ha detto state calmi. Pare giusto, anche perché insomma la strada è lunga, però è importante aver cominciato bene. Lo spinge e qui c'è fallo. Deve scuotersi, che era partito benissimo. Deve provare a reagire adesso. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Disperati tifosi. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Può solo sfiorare però, pronto a spingere. Va incontro lui, prova ad andare in velocità. Intercettato, come al solito spinge molto. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Chipperfield. Scavalcare il centrocampo anche lui. Riapertura. E finisce qua il primo tempo. Ha giocato partita a ritmo basso. Qui c'è qualcosa da recriminare per l'azione precedente. Ma ulteriori commenti nell'intervallo con Giulio Mizzoni. Tornerà naturalmente Giulio Mizzoni con Cannavaro e Vrán Seedorf per i primi commenti di questo primo tempo. Fermo sull'1-0. Ci siamo divertiti, Mas. Brutta sorpresa sul ribaltamento di fronte e adesso la partita è in salita. Devono fare un esame di coscienza e mantenere la calma per rimettersi in carreggiata. Vantaggio 1-0, dunque vantaggio meritato. E allora si ricomincia. C'è ancora tempo, la partita è lunga. Chipperfield.
Beh, non aveva scelta in questa occasione. Non poteva fare molto altro. Va a disturbare. Qui c'è fallo, calcio di punizione. Forse lo grazia. Subito. Parti cross, può provare al volo? Sbaglia. Lunga anche per lui. Bella l'idea. Rimedia anche nel disimpegno, non male. Si propone, prova ancora l'appoggio. Incredibile sulla traversa, numero pazzesco. Prolunga. Ha spazio per controllare. Ma attenzione, varco per lui. Cerca l'avventura. Prova a scatenarsi anche lui. Allarga. Riparte. Gran giocata. Recupera. Filtri pallone, c'era fallo. Può solo sfiorare però. Va giù, c'è fallo, punizione. Ha commesso fallo lui. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Va in contropallone? Recupera. Molto pressante. Iniziare l'azione non sembra facile. Quando in campo c'è un catalizzatore di... Destro secco! Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Di nuovo lui. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Chipperfield. Intanto c'è un altro fallo. Brutto, no, questo è brutto. Attenzione, questo è molto brutto, non è brutto. Attenzione, questo è molto brutto. Da rivedere. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Va in profondità, va a cercare dall'altra parte. Può solo sfiorare però.
difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Sta cominciando l'ultimo minuto. Prova la botta! Incredibile! Ancora lui! Ancora lui, incredibile! Ma solo qui succedono queste cose! Ma solo qui possono succedere queste cose! Ma non ci posso credere! Valencia e Tarquinio per noi. Sandro, quanto si è arrabbiato, pugni a terra, cioè, ma come si fa? Com'è possibile? C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi, non poteva arrivarci, Fabio. Quasi una sentenza, niente da fare, sapeva tutto, prevedeva un tiro di questo tipo, ma non ci è arrivato. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Va a prendere la sua posizione con più energia adesso, ovviamente. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Senza pausa adesso. Ancora lui. Il lancio è per lui troppo prevedibile. Dialogano bene i due. 30 secondi. Sembra in preda alla paura il questo finale. Con l'esterno lo trova bene. Prolungamento per lui. Si libera bene del pallone. Bella la finta. Prova a chiuderlo. Parte comunque il cross. Prova a saltare lui. È finito. Ha pensato alla vittoria vicinissima, ma il pareggio è come una vittoria massima. Non avrebbe meritato assolutamente di uscire sconfitta per il tipo di prestazione che ha fatto, per la forza che ha avuto di resistere.